Benvenuti nella Provenza del XII secolo, luogo in cui musica, poesia, navigazione, feudalesimo, cavalieri e corti regnano sovrani. Qui nasce uno dei trovatori più geniali, Rimbaud, figlio di un modesto cavaliere del castello di Vaqueiras. Inizia come giullare, fino a che non viene intercettato dai dotti signori delle contee provenzali, cominciando a comporre versi e melodie. Ma quella del trobar non era la sua unica potenzialità. Rimbaud si distingue anche nella politica e ancor più nelle strategie militari, con le armi. Percorso che lo porterà ad acquisire il titolo di cavaliere a fianco di Bonifacio del Monferrato. Oltre la Francia meridionale, Rimbaud tesse infatti robusti legami con l'Italia del Nord. Il Monferrato appunto, ma anche Genova, la Lunigiana, Tortona. Qui scrive dei componimenti singolari per l'epoca, tra cui il celebre contrasto bilingue in cui finge di conversare con una popolana, alternando la sua lingua occitana col dialetto genovese del tempo. La frequentazione del trovatore con l'Italia del Nord è resa possibile a Florida grazie all'operato di Bonifacio I. Assieme al marchese, Rimbaud non solo compone versi e melodie di straordinario impatto culturale e stilistico, ma combatte anche numerose battaglie, dalla Liguria alla Sicilia fino all'Oriente. Sempre nel Monferrato conosce la sua musa e dama prediletta, la figlia di Bonifacio, ovvero Beatrice, il cui nome, inevitabilmente non a torto, ci richiama Dante. E tranquilli, era già sposata. Nel medesimo periodo, all'inizio del 200, concepisce una delle composizioni medievali più riprese e fortunate della storia, ovvero Calenda Maia, la cui melodia sembra averla udita da due giullari del nord di passaggio presso il marchese Monferrino. Ma l'epico viaggio di Rimbaud non si ferma qui. Assieme a Bonifacio si unisce nei tumulti della Quarta Crociata, partendo per Costantinopoli. Qui Rimbaud continua a comporre e combattere, fino a che, probabilmente in Grecia, tra il 1205 e il 1207, trova la morte. Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con la storia della musica. Io sono sempre il Mastro e oggi racconteremo del guerriero poliglotta trovatore Rimbaud de Vaqueiras. La nostra barchetta è sempre lì che freme per una nuova perigliosa avventura. Sigla! Vedo e sento guerrieri ben armati e forti combattenti, assedi, catapulte e picconi, e aprire brecce in muri vecchi e nuovi, e conquistare fortificazioni e torri, ma non posso avere nulla che mi sia utile in amore. E, rivestito di una ricca armatura, cerco guerre, scontri e mischie, dove posso arricchirmi di conquiste. Ma dal momento che la gioia d'amore mi è negata, il mondo intero, se lo avessi, mi sembra meno di un giardino. E neppure il mio canto mi consola più. Nell'estate del 1205, in una remota Salonicco, in Grecia, prendono vita i versi appena letti, composti da un uomo straordinario, il trovatore combattente Rimbaud de Vaqueiras. Rimbaud si trovava in Tessalonica dopo aver preso parte alla Quarta Crociata, guidata da Bonifacio di Monferrato, i veneziani del quasi centenario Doge Dandolo e i vari sovrani di feudi francesi. Tale pellegrinaggio, come era definito all'epoca, portò alla rocambolesca conquista dell'impero bizantino. Costantinopoli cade e il conte delle Fiandre, Baldovino, diviene momentaneamente imperatore. Tuttavia i territori bizantini non resero il soggiorno facile alla delegazione cattolica e l'arrivo dei bulgari guidati dallo zar Calogian scosse ulteriormente l'alleanza. Rimbaud, amico e fedele compagno di Bonifacio, è presente a questa serie di tumulti e si rifugia nel neonato regno proprio a Salonicco. Qui nasce la canzone appena letta, un canto che parla di amore, di guerra e della lotta per sopravvivere in tempi tumultuosi. Il titolo è ripreso dal primo verso, ovvero Nomagrad divers ni pascors, che significa non mi rallegrano né l'inverno né la primavera. Un po' i consueti incipit trovadorici. I versi, come prassi, sono intonati mediante una vera e propria melodia creata, per quanto ne sappiamo, dallo stesso Rimbaud. Nomagrad divers ni pascors, ni clarte ni forte garrix, carmos enas mi parte strix, et os mos mager gaus dolors. Nel linguaggio gregoriano dovrebbe appartenere al settimo modo, quello che noi poi chiamiamo misolidio, col termine greco, e ha proprio questa sonorità. Proprio scala misolidio.
Essi sono stati infine trascritti nel prezioso Chansonnier d'Orfè. Chiariamolo sin d'ora, tale manoscritto è l'unico che ha conservato le musiche del nostro protagonista, compresa la celebre Calenda Maya. Il brano medievale forse più celebre è conservato unicamente in questo canzoniere. Parlo della melodia. Se ci pensate, c'è un fatto alquanto unico e straordinario dietro i versi letti poco fa. Essi infatti assieme alla melodia sono stati trascritti grosso modo 100 anni dopo. Per cui prima di iniziare veramente, cerchiamo di ricostruire un po' con la fantasia che cosa può essere successo. Dunque, il trovatore Rimbaud si trova a Salonicco tra tafferugli e strategie militari. Nel mentre scrive e intona il componimento. Questo viene portato in Occidente da qualcuno che verosimilmente deve averlo ascoltato. Una volta giunta in terra europea, viene cantato da giullari e altri autori in lungo e in largo. I versi vengono vergati su pergamena in circa 14 codici italiani e francesi, dopo una 50ina di anni. 50 non sono pochi. Mentre la melodia, attenzione, viene scritta almeno 100 anni dopo da qualche scriba del sud della Francia. Sono ipotesi, fantasie, ma che ritengo ghiottissime e basilari per la nostra indagine sulla storia della musica. Non deve essere stato semplice tenere in vita una melodia e anche tutti quei versi, se pensate a tutto quello che è successo. Dopo questo rocambolesco inizio, ciao, come state? È da un po' che non ci si vede. È successo di tutto, abbiate pazienza, sono tornato. La storia di oggi mi ha stregato in quest'ultimo periodo, per cui ve la voglio raccontare bene con tanti dettagli in più rispetto al consueto. Spero comunque, come sempre, di non renderla troppo incomprensibile e barbosa. Per cui procediamo con ordine. Ho iniziato dalla fine della vita di Rimbaud, perché penso che questi ultimi anni racchiudano molto bene la sua poetica. Ma dunque, come siamo arrivati alle crociate? Qual è il percorso di questo cantore? E soprattutto, che cosa ha reso Rimbaud uno dei più celebri trovatori della storia? Sarà un viaggio lungo, ma fidatevi, tratteremo di componimenti veramente unici e straordinari, oltre che di un uomo veramente affascinante. Come abbiamo visto nelle precedenti puntate, a molti di questi trovatori occitani è stata affiancata una breve biografia chiamata Vida. Leggiamola. Rimbaud era figlio di un povero cavaliere considerato matto di nome Peyrol del castello di Vacheiras. Rimbaud si fece giullare e stette a lungo presso il principe d'Aurengia di nome Guglielmo del Baus. Sapeva cantare bene, fare coblas e sirventesi. E il principe d'Orange fu molto generoso nei suoi confronti e lo onorò molto. Lo promosse e lo fece conoscere e apprezzare la gente per bene. Poi se ne venne in Monferrato dal marchese Bonifacio. Stette a lungo con lui e migliorò tanto nelle armi e nella poesia che ne ebbe grande prestigio a corte. E il marchese, per il grande valore che riconobbe in lui, lo fece cavaliere e suo compagno d'arme e di investitura. Quindi egli si innamorò della figlia del marchese, che si chiamava Madonna Beatrice, che fu moglie di Enrico del Carretto. E compose per lei molte belle canzoni e la chiamava Bel Cavaliere. Quando il marchese andò in Romania, portò con sé Rimbaud de Vacheiras e tenne una grande signoria che il marchese gli aveva dato nel regno di Salonicco. E là morì. La vita, mi ripeto, è sempre in parte romanzata. Tuttavia, i vari spostamenti menzionati sono ben documentati nei vari componimenti, per cui potremmo considerarla un'agile sintesi biografica, benché alcuni dettagli purtroppo siano sfuggiti. Questo è uno dei motivi che mi ha portato a scartabellare un pochettino di documenti in più rispetto al solito e soprattutto a volervi raccontare. Non so quanto durerà questo video, ma probabilmente più degli altri. Per me quindi sarà una bella sbatta, ma voi prendete i popcorn e magari mettete anche un big like. Rimbaud de Vacheiras nasce attorno alla metà del XII secolo in Provenza e con questa terra manterrà legami per tutta la sua vita. Tuttavia stabilisce una relazione forte con l'Italia settentrionale, con i Malaspina della Lunigiana, ma soprattutto con la corte monferrina. Bonifacio I e Rimbaud condivideranno numerosissime battaglie dalla Sicilia all'Oriente, dalla loro giovinezza fino alla morte. E sarà proprio il marchese a nominarlo cavaliere. E addirittura da alcuni versi possiamo dedurre che la fama di Rimbaud abbia raggiunto un tale prestigio tanto da fargli poter chiedere anche un piccolo feudo. E proprio ciò è interessante se ragioniamo sulla sua origine. La vita ci rivela infatti che Rimbaud intraprende dapprima l'arte giullaresca, fatto non raro per molti trovatori. Ne abbiamo parlato nel precedente episodio, se vi interessa l'argomento. Come vedremo, tale origine sarà più volte ripresa dai suoi interlocutori come forma di scherno. Un cavaliere, sì, ma con origini umili, basse. Del padre Peyrol e del fatto che fosse un povero cavaliere in declino si conoscono pochi dettagli e alcuni studiosi hanno anche provato a ribaltare un po' tutte queste informazioni. Tuttavia a noi interessa poco. Sappiamo che le prime mosse di Rimbaud hanno sede in Provenza presso Bertrand del Baus, casata da quel momento legata alla contea di Aurengia, l'odierna Orange, territorio in precedenza nelle mani del trovatore Rimbaud d'Aurengia. Tra i due illustri trovatori vi è anche una composizione in comune, almeno che ci sono dei dubbi di attribuzione. Diciamo, condividendo il nome, sono spesso prospicenti nei canzonieri. Fatto sta che il nostro di Vacheiras in questa contea mostra le sue prime doti reali da poeta-cantore già particolarmente attratto dai combattimenti. Di questo periodo vi è infatti un componimento che ci pare quasi stereotipato per il nostro immaginario.
Siamo all'incirca nella metà degli anni 70, quando un gruppo di nobili uomini del Baus sono impegnati in un torneo. Raibaut assiste ai combattimenti di cavalieri e ne traccia dei versi dai tratti comico-satirici. El so che pus magenza del Mon Rabei, vos direi com comenza un ric tornei che fo fa gemproenza. Il suono che più mi aggrada del Mont Rabei, vi racconterò come iniziò un magnifico torneo tenutosi in Provenza. Chi se la cavò meglio, ve lo dirò senza indugio, poiché nessun uomo mai meno di me ha affrontato o abbellito un corteggiamento mal riuscito. Perduti furono, non importa chi vinse il premio del torneo, molti cavalli preziosi, ma non vedo nessuno lamentare la perdita. Questo componimento, noto come Garlambei, trae il suo nome dal dodicesimo verso e dovrebbe riferirsi al torneo in questione. Sembrerebbe a tratti una sorta di cronaca e compare solo, attenzione, nel Chansonnier d'Urfé, uno dei quattro manoscritti principali che riportano la musica trovadorica. Come potete vedere, tuttavia, tra i righi non vi sono segnate le note, per cui possiamo accontentarci solo dei versi. Ricordiamocelo, non si sa mai, i versi dei trovatori sono generalmente cantati. Una poesia, certo, ma generata con un suono, con una melodia. Tuttavia quelle sopravvissute, quelle leggibili ancora oggi, sono veramente pochissime. I motivi della scomparsa della musica sono molteplici e molti di essi sono anche intuibili. Per preservare la musica di una composizione era necessario intonarla e farla conoscere. Il fatto che i quattro principali canzonieri che ci restituiscono le melodie compaiono di fatto solo sul finire del 200 rende tangibile il nostro ragionamento. Ne abbiamo parlato poco fa, pensiamo alla rocambolesca storia di quel sirventese intonato a Salonicco. Sono abbastanza sicuro nel dichiarare che tutte le melodie che leggiamo in quei canzonieri trovadorici in realtà hanno subito molte modifiche. O forse, come ci ricordava la Busseberger, dobbiamo analizzare un pochettino meglio come funzionava la memoria e la musica nel Medioevo. Ma un'altra volta. Nel caso del Garlambei, immagino che essendo un torneo con personaggi sì importanti, ma forse marginali rispetto ad altre frequentazioni di Raibaut, molti canzonieri che verranno e scritti in altri luoghi, con altre trame politiche, non hanno ritenuto importante trascriverlo. Quindi questo Chansonnier d'Urfé ha una continuità geografica con quei luoghi, tuttavia, la melodia è semplicemente andata perduta. Non aggiungo altro su di esso perché non ci sono particolari riferimenti al suono e cose che ci possono interessare per la storia della musica, ma ve lo lascio qua sotto se volete leggerlo. Ah, tra i partecipanti vi era anche il signor Barral di Marsiglia, noto per essere stato, tra le tante cose, protettore di trovatori come Peyre Vidal, a cui abbiamo dedicato una puntata ormai mesi fa. Molto bello. Avrete intuito che la vita di Raibaut de Vaqueiras è costellata da spostamenti in terre diverse. È lui stesso a scrivercelo nei suoi componimenti. In descrizione troverete l'imprescindibile lavoro di Federico Saviotti. Nell'articolo vi è un'agile tabella in cui compaiono tutti i toponimi utilizzati dal nostro poeta cantore nelle varie canzotte, canzoni, lettere. Visto che sono cresciuto a Savona, per me leggere Finale Ligure o addirittura una presunta Cairo Montenotte mi fa un certo effetto. Se abitate tra la Liguria, il Piemonte e l'Emilia Romagna, andate a spulciare qualche località, magari trovate qualche piccolo paese. Medesimo discorso per la Sicilia, paese in cui Raibaut andrà a combattere e riporterà varie tracce. Ecco, vorrei leggervi due righe di questo articolo di Saviotti a proposito di questi spostamenti geografici. Grazie a toponimi inauditi, i componimenti rambaldiani producono soprattutto una cospicua dilatazione in latitudine e longitudine del mondo descritto della lirica occitanica, nonché un progresso considerevole in termini di dettaglio, si direbbe quasi topografico della sua rappresentazione. Quella del Piemonte in primis, regione intensamente praticata da schiere di giullari e trovatori, soprattutto nei decenni a cavallo tra il XII e il XIII secolo, quando la munificenza dei marchesi di Monferrato doveva costituire un polo di attrazione irresistibile. Mai come Raibaut, a quanto pare, la sua terra fu percorsa e dettagliata in modo circostanziato. Sempre nell'articolo di Saviotti troverete un'altra ghiotta tabella in cui sono riportati vari spostamenti, quindi ricostruendo una possibile cronologia dell'autore. La questione più interessante è il continuo ping pong tra Provenza e Italia settentrionale. A parer mio sono dettagli meravigliosi per la nostra indagine. Ricordiamocelo sempre, visto che parliamo di storia della musica, questa è fatta anche di persone, di scambi e di luoghi, oltre che di note ovviamente, sì. Ora, perché Raibaut avrebbe frequentato così animatamente la nostra penisola? Nostra. Inizialmente l'Italia ha goduto almeno di tre centri di mecenatismo per i trovatori occitani. Il più importante è senza dubbio il marchesato di Bonifacio I del Monferrato, ma vi fu anche la Lunigiana sotto il dominio dei Malaspina e il Veneto infine governato dalla famiglia d'Este, luogo che porterà alla stesura di fortunate fonti manoscritte trovadoriche. In genere uno dei motivi principali per i quali tutti questi trovatori si sono trasferiti in Italia è dovuto alla brutale crociata albigese voluta da Papa Innocenzo III in collaborazione col regno francese ai danni proprio delle contee del sud,
re di aver ospitato e garantito spazio vitale ai catari, gli eretici cristiani. Questa tuttavia avviene all'inizio del 200, ma abbiamo testimonianze già ben prima di trovatori occitani presso i Malaspina o appunto la corte di Monferrato. I primi a spostarsi dalla Francia meridionale con regolarità, come detto, sono Peyre e Vidal, ma ancora il picaresco Gauchem de Faidit e, naturalmente, il nostro Rimbaud de Vaqueiras. Super trio con denominatore comune proprio il nostro Marchese Bonifacio. Un altro punto fondamentale da conoscere sono le sfere di influenza politica. Fino ad ora abbiamo osservato questa cartina ritraente i territori francesi e inglesi in relazione ai primi trovatori aquitani, guasconi e tolosani. Abbiamo scrutato quindi il feudalesimo e i contrasti tra questi due regni in formazione. Se notate, la zona provenzale non è contemplata. Essa, con tutte le sue autonomie e diplomazie dei vari periodi, si lega al vasto territorio del Sacro Romano Impero, quindi con l'imperatore Federico Barbarossa e Enrico IV fino al celeberrimo Federico II. Il Barbarossa, per dire, è stato incoronato re di Borgogna proprio ad Arles il 30 giugno 1178. Storica città che, col cavallo giusto, in salute, puoi raggiungere anche in una giornata se ti trovi a Orange come il nostro Rimbaud. Ecco, i territori dell'Italia settentrionale, nonostante autonomie varie, ritrosie, leghe lombarde, si trovano anch'essi sotto la medesima bandiera. Insomma, un ponticello politico c'era. Di Rimbaud abbiamo tracce in Italia già negli anni 80 del XII secolo. Ora, attenzione. In questo periodo il nostro protagonista ha uno scambio acceso e sboccato con Alberto Malaspina. E questo è considerato tra i primi trovatori italiani, nonché il protettore degli stessi poeti musici occitani. Questo lo sappiamo perché ci è rimasto un componimento firmato da entrambi. I due si scambiano una serie di versi in provenzale, non privi di insulti e quindi parecchio coloriti. Una tipologia letteraria detta tensone. La tensone prevede due interlocutori e in questo caso ogni cobla, quindi ogni strofa, è scritta da un poeta diverso. Ogni tanto qualche sinonimo, poeta posso dirlo. C'è un fatto interessante che non sappiamo se questa tensione sia stata scritta realmente a due mani oppure sia frutto della fantasia e dell'immaginazione dello stesso Rimbaud. Ciò farebbe abbastanza sorridere, ma lo capirete tra un attimo. Vi leggo qualche stralcio solo perché può essere utile al nostro macro discorso. Così apre Alberto Malaspina. Ora ditemi, Rimbaud, se non vi dispiace, se vi è capitato, come sento dire, che si è comportata male nei vostri confronti la vostra donna, di qui, nel Tortonese, per la quale avete composto invano diverse canzoni. Ella ha fatto su di voi un sirventese, a causa del quale voi siete umiliato, mentre lei è ricoperta di vergogna, in cui si afferma che il vostro amore non le conferisce onore né bene, motivo per cui ella si è allontanata da voi. Ed ecco la risposta di Rimbaud. Marchese Alberto, è vero che ho amato l'ingannatrice sulla quale mi avete sfidato, che ha rinunciato a me e al buon pregio, ma non posso far nulla di più perché non l'ho offesa in nulla, anzi l'ho servita e onorata a lungo. Ma la vostra fede persegue lei e voi, che avete 100 volte spergiurato per il denaro e perciò si lamentano di voi i genovesi, perché impedite loro il passaggio contro la loro volontà. Vi ho letto questo passaggio per dimostrarvi anche quanto Rimbaud fosse informato sulle vicende politiche di quella zona. A dimostrazione che un trovatore non era soltanto un poeta, cantore, raffinato, di corte, ma anche una persona d'azione, cosciente del proprio periodo storico. Vi voglio leggere una piccola nota che si legge sul sito Rialto, dove troverete poi qui sotto tutti i vari componimenti e insomma anche tutte queste traduzioni che vi sto facendo, le sto leggendo da lì. Rimbaud ricorda il difficile rapporto tra i Malaspina e i genovesi, alludendo in particolare ai pedaggi imposti dalla corte feudale al comune per il transito dei suoi cittadini sulle strade che collegavano la Repubblica Ligure a Pavia e a Piacenza. Comunque questi dettagli a noi interessano poco per quello che stiamo cercando, per cui vi lascio qua sotto e andatevelo a leggere se vi interessa. Infatti, se stiamo analizzando questa tensione, non è tanto per le trame politiche, piuttosto perché il signor Malaspina rinfaccia a Rimbaud l'origine umile giullaresca. Mas vos hai vis cent vez per Lombardia anarape a lei de croioglar. Ma vi ho visto 1000 volte andare a piedi in Lombardia come un misero giullare. Rimbaud a questa accusa risponderà a tono, dimostrando ancora di conoscere tutte le trame geopolitiche. Dire geopolitico oggi fa figo. Così il marchese rincara la dose con questi versi. Per Dio, Rimbaud, segon la mia ismansa, fezez che fol can la isiez lo mestier, don aviaz honor e benenanza, e cel che faz de ioglar cavalier, vos de travail e noi e malananza. Per Dio, Rimbaud, per me avete fatto una follia quando avete rinunciato al mestiere per cui avevate onore e agio, e quello che vi ha trasformato da giullare in cavaliere vi ha dato sofferenza, dolore, preoccupazione e angoscia, collera e fastidio, e vi ha levato gioia, merito e allegria,
perché da quando montate sul destriero e non più sul ronzino, non avete dato un sol colpo di spada o di lancia. Il riferimento alquanto evidente. Rimbaud, come la sua stessa vita vorrebbe informarci, è cresciuto come giullare. In Italia presso Bonifacio di Monferrato, grazie anche alle battaglie combattute in Sicilia nel 1191, raggiunge il titolo di cavaliere. Non certo scontato come passaggio. Qui giullare, come spesso abbiamo visto, assume un connotato negativo da musico vagabondo. Col ronzino, scrive Malaspina, ovvero con un cavallo di minor pregio. Anyway, la tensione tra il trovatore Rimbaud de Vaqueiras e il trovatore italiano Alberto Malaspina conclude con due brevi strofe dette nell'ambito citanico Tornadas, ed esse contengono gli insulti più coloriti, quindi dobbiamo leggere. Partiamo dal marchese. Rimbaud, che Dio preservi il mio scudiero, in cui ho messo il mio cuore e la mia speranza, ho in spregio di veder voi e Don Peire castratore acciaccato, panzone. Panzone molto bello nell'antico occitano, larga panza, mentre quel Pierre con buona probabilità si tratta di Peire Vidal, l'altro trovatore di cui abbiamo già parlato. Comunque Rimbaud chiosa così. Albert Marquez, tuic li vostre gerrier, antal paor de vosse tal doptanza, qu'il vos clamon lo marquez putanier, desertat desleial se sfianza. E col marchese putaniere Rimbaud asfalta il nostro Albertone. Questa tensione viene scritta probabilmente a fine anni 80 e inizi anni 90 nei pressi di Tortona. Queste datazioni sono tutte approssimative e gli studiosi chiaramente vanno a comparare tutti i vari eventi menzionati e di conseguenza ne esce fuori una data. Ve lo dico, ma a noi per la storia della musica qua ci frega poco, però è giusto dirlo. Questa tensione è interessante se non altro perché dovrebbe essere l'unica testimonianza letteraria, visto che la musica è scomparsa, dell'attività trovadorica da trovatore di Alberto Malaspina. Tuttavia, lo ripeto, non è chiaro se quanto letto sia frutto veramente dell'immaginazione del solo Rimbaud. Ma di questi confronti, nello stesso periodo, c'è dell'altro e qui alziamo il livello. Eh sì, perché questo non è l'unico contrasto in cui compare Rimbaud. E su ciò che sto per dirvi non ci sono dubbi dell'artificio artistico. Rimbaud compone quella che pare a tutti gli effetti la sua tensione più famosa, ovvero Bella tan vos hai pregata. Bella tanto vi ho pregata, meglio nota come il contrasto bilingue. Anche questi versi hanno come protagonista un dialogo, un diverbio. A conversare con il nostro trovatore c'è un personaggio fittizio, cioè inventato dallo stesso Rimbaud, e si tratta di una donna genovese, popolana, concreta, lontana dalle filosofie dell'amor cortese. Meno lana caprina e più azione, please. La celebrità di tale composizione è dovuta alla sovrapposizione di più lingue: l'occitano provenzale usato dal nostro trovatore e l'italiano genovese della nostra popolana. Attenzione, non c'erano ancora così tanti esempi letterari della nostra lingua remota. Dante doveva ancora arrivare, ma anche tutta la scuola siciliana, Lentini e compagnia. Dal punto di vista del contenuto, siamo di fronte a una composizione non così differente dalla Pastorella che avevamo analizzato con Marcabru. Leggiamo qualche stralcio e vediamo se Rimbaud ci può vellicare qualcosa per il nostro macro discorso. È proprio lui a iniziare col provenzale. Bella, tanto vi ho pregata, per cortesia di volermi amare, che sono vostro servitore, giacché siete virtuosa e colta e fonte di ogni buona virtù. La risposta della genovese, ripeto, scritta dallo stesso trovatore, è questa. Juglar, voi non sei corteso chi mi chiedei de zo, che niente non farò, anche fossi voi appeso. Mostra mia ne sarò, certo iene scannerò, proensal malaurao. Tale noio voi dirò, sozzo, mozzo e scalva, nisa mai non m'averò. Qui ciu bello marì o che voi non sei, beh lo so, andai via. Fra e un tempo meglio ora. Sono cresciuto in Liguria ma ho una mamma veneta, per cui non sono mai entrato nelle pronunce liguri. E comunque un'altra cosa, belin sono tempi duri. Quello che ho appena scimmiottato dovrebbe essere una delle più antiche testimonianze di genovese antico. E come avrete notato si intravedono dei dialetti limitrofi, ma soprattutto dell'italiano. E a scriverlo è proprio il nostro Rimbaud de Vaqueiras. Ve l'ho detto che è un personaggio affascinante. Allora, non è chiaro se questa composizione vada letta come un esercizio di stile o come lo era per la Pastorella di Marcabru, una pura forma di intrattenimento. In L'Autrier Giostuna Sevissa del trovatore moralista avevamo visto l'umiliazione di un cavaliere nei panni di un seduttore di un'umile pastorella fiera delle proprie radici. Qui Rimbaud propone uno schema simile. L'aspetto interessante risiede nel fatto che il trovatore non si trova nel suo ambiente geografico occitano, dove tra le corti era ormai diffuso il modello di fin amor, bensì in terra straniera, nell'Italia settentrionale. La popolana è una donna concreta, che non si lascia addolcire dal trovatore, che anche in questo caso chiama giullare, non a caso. Ed è bello il fatto che si rivolga nella sua lingua, non tante musse. L'immaginaria donna non si rivolge solo a lui, ma anche a tutti i suoi colleghi. Molto son de mala lei, li provenzali. Cioè, son ben scostumati i provenzali.
Ricordiamocelo e non giriamoci troppo attorno. Adulteri, tradimenti sono la base fondamentalmente di quella poetica. Poi tutti questi trovatori lo scrivono molto bene, però una strofa, una cobla alquanto colorita, scritta da questa immaginaria donna, è la sesta. Ioglar, to provenzalesco, se u gauso de mi, no presso un genoi. Giullare, il tuo provenzale, se anche mi lusinga, non vale un genovino. Non ti capisco più di un tedesco, un sardo, un berbero, non mi importa di te. Vuoi mettermi le mani addosso? Se lo viene a sapere mio marito, te la farà pagar cara. Bel messere, in verità ti dico, non voglio saperne nulla di questa lingua. Te lo assicuro, fratello. Provenzale malvestito, vattene, devi starmi alla larga. Ora su questo complimento potremo fare una puntata a sé. Come potete immaginare, la maggior parte degli studiosi si è concentrata sull'aspetto linguistico, ma era ovvio. Purtroppo la parte musicale è andata perduta. Peccato, perché a me avrebbe fatto veramente tanto piacere sapere non tanto la melodia, ma anche come si metteva in scena una cosa del genere. Un dialogo tra due persone, un uomo e una donna. Era lì, chissà che roba. Comunque c'è chi ha provato a ricostruire musicalmente, inventandosi e prendendo spunto da tante cose, proprio questo tipo di composizione. Come l'egregio lavoro dei Murmurmori, ve lo lascio qua sotto. Comunque non è l'unica occasione in cui Rimbaud flexa, o meglio fa un esercizio di stile plurilinguistico. Vi è infatti anche il Descort e Ran quan veiver de iar, dove troviamo l'alternarsi dell'italiano, l'occitano, il guascone, il francese d'oil e il portoghese galiziano. Sì, proprio quello che ritroveremo poi nelle cantigas. Il motivo di questo quacervo, di questo pasticciaccio di lingue, ce lo spiega lo stesso Rimbaud nella prima copla. Ora, quando vedo rinverdire prati, verzieri e boschi, voglio cominciare un discorso d'amore, poiché vado errando, che una dama mi soleva amare, ma il suo animo è cambiato, per cui faccio discordare le parole, le melodie e le lingue. Come si fa a non amarlo? Ora, il gallego, insomma il galliziano portoghese, aveva già dei primi esempi, le cantigas venivano già prodotte, diciamo così. Il francese d'oil ovviamente esisteva già ed era conosciuto per forza di cose, sicuramente almeno da Rimbaud, mentre l'italiano o anche il guascone non godevano appunto ancora di quella letteratura fiorente. Quindi assai affascinante vedere come Rimbaud provasse comunque ad affrontare nuovi orizzonti. Come sottolinea Saviotti, il fatto che si vivesse in un clima di crociate, dove altre superpotenze dei regni francesi o inglesi vi partecipavano, anche dei feudi dislocati, la comprensione e la miscela linguistica diveniva basilare. Come avrete compreso, se sono stato abile a spiegarlo, l'arrivo di Rimbaud in Italia ha goduto di continui ping pong tra la Provenza e il Monferrato di Bonifacio. In Francia manterrà i legami e i doveri con la corte d'Orange, mentre l'Italia settentrionale giocherà un ruolo di evidente emancipazione sociale per il nostro trovatore. Infatti è proprio col marchese Monferrino che condividerà le più celebri avventure belligeranti. Avventure che lo porteranno a morire, per quanto ci è possibile sapere, proprio nel neonato regno di Tessalonica. Come avevo già detto nella puntata su Peire Vidal, il buon Alessandro Barbero aveva già raccontato tutte queste vicende del Monferrato e sono veramente spassosissime. Se non lo avete fatto, ascoltatelo perché è molto bello. Della relazione tra Rimbaud e Bonifacio, oltre ai vari componimenti, sono sopravvissute tre lasse denominate oggi lettere epiche. Gli studiosi dibattono, come sembra almeno da 100 anni, se queste tre lasse sono state scritte insieme o in tre momenti diversi. Sul tema vi invito a consultare l'imprescindibile lavoro e articolo di Tavani dal titolo alquanto evocativo. Una otrina, le epistole di Rimbaud de Vaqueiras al marchese Bonifacio. Sono ultra interessanti per il nostro argomento, ma qua vi leggo solo due stralci in quanto contenenti due episodi musicali. Una lecornia per noi. Leggiamoli. Il primo è ambientato in Liguria, mentre si combattevano i Pisani. E quando abbiamo visto traversare davanti a noi così tanti cavalieri cavalcare in formazione stretta, con tante maglie, con tanti elmi belli e lucenti, così tanti stendardi danzare al vento, ci siamo nascosti tra il benga e finale. Lì abbiamo sentito molti corni e chiarine suonare e molti gridi di guerra essere gridati da molte parti. E non ha senso chiedersi se fossimo spaventati. Probabilmente lo diamo per scontato, ma la musica e gli strumenti musicali erano ben presenti nelle battaglie e nelle guerre del tempo. Lo avevamo già accennato leggendo Aulo Gellio parecchi episodi fa. Qui Rimbaud menziona i corni e le chiarine. Quest'ultime hanno una storia meno facile da sintetizzare. Il termine è tradotto dall'occitano gralle, mentre in inglese vengono dette clarion, o meglio clarion. Come avevamo visto nell'episodio sugli strumenti musicali, la terminologia è in continuo mutamento di significato nelle varie epoche e luoghi. Qui credo che corrisponda a un tipo di tromba molto lunga in riferimento chiaramente alla battaglia. Un po' come quelle viste nel codice dello Smusicos nella 320esima cantigas. In araldica viene raffigurata con questa foggia particolare che rimanda più a una syrinx, un flauto di Pan o a chissà cos'altro. L'altro passo invece che vi voglio leggere è interessante per le dinamiche di corte. En vostra cort reor tug benestar,
dar ed omei, bel vestir, gent armar, trompas e yoc viulasse chantar, e anche nuas pluc nul portier al mangiar. Bellissimo direi, anche in questo caso Rimbaud non parla di poesia, ma si riferisce alle viulas, al chantar, quasi a volerci sottolineare che le parole ben composte sono comunque finalizzate al canto. E a proposito di belle parole, di belle melodie, proprio in questo periodo, all'incirca all'inizio del 200, ha origine quella che probabilmente è la musica medievale più famosa oggi nota, ovvero Calenda Maya. Si tratta di un estampi strumentale che Rimbaud sente eseguire alla corte di Monferrato da due giullari francesi con la viella. Tale informazione è scritta nella Raseo di un canzoniere, prima del testo del brano. L'estampide era un tipo di danza tipica delle regioni del nord francese. Secondo la ricostruzione del compilatore, Rimbaud sarebbe rimasto colpito dalla melodia eseguita, decidendo quindi di riprenderla e scrivendoci sopra il testo, Calenda Maya appunto. Un po' come le vecchie tropature nella liturgia. Me l'avete chiesto in tanti ultimamente questa, per cui ci sarà un episodio su tropi e sequenze. Tranquilli, più corto di questo. Comunque, Calenda Maya significa calenda di maggio e non è altro che una canzone dedicata ai primi giorni di maggio in cui esplode la primavera e la natura. Ma ciò non rende pienamente felice l'autore finché non potrà amare la propria dama più di altri. Il tema è talmente scottante, pregno di curiosità che mi devo fermare qui. Sarebbe sprecato in un video di 40 minuti. Per cui nel prossimo episodio parleremo esclusivamente di Calenda Maya. Ah, perdonate il poco professionismo, ma il video di oggi lo sto registrando in tanti giorni diversi. Per questo mi vedete vestito, con barbe, capelli e scenografie diverse. Abbiate pazienza. Ad ogni modo, la quinta cobla delle stampida Calenda Maya appena menzionata inizia così. Tant gen comensa, par totas gensa na Beatriz. Ovvero, così gentilmente nasce e soprattutto donna Beatrice. Si potrebbe quasi dire la musa più importante per Rimbaud, nonché la figlia del buon Bonifacio di Monferrato. Questi versi appena letti richiamano ad un celebre sonetto che verrà scritto un centinaio di anni dopo. Mi riferisco a Tanto gentile, tanto onesta pare di Dante. Anche in questo caso rivolto a una donna di nome Beatrice. Non ho tempo adesso di entrare in dettagli, ma ci racconta l'eco e l'importanza di questi trovatori per tutta la letteratura in questo caso che verrà. Beatrice del Monferrato ve la nomino non solo perché devo, ma anche perché Rimbaud Vaqueiras compose un altro sirventese per lei. Benché, come potete vedere, non siano state trascritte di nuovo le note nel chansonnier d'Orfè, ma è veramente impossibile non nominarlo in questa puntata. Sto parlando di Truan Malagerra, o Guerra, un sirventese noto agli studiosi come Carros, Carroccio. Lo so, riferimenti nefasti nel futuro, pazienza. Questo componimento consiste in una lotta di bellezza e virtù tra potenti dame dell'Italia settentrionale. Ognuna tenta di sopraffare Beatrice di Monferrato, venendo infine sconfitta. Comincia così. Truan Malagerra, sai volon comenzar donnas desta terra e vi las contrafar. Una guerra vile e malvagia vogliono qui iniziare le donne di questa terra, imitando i villani. In pianura o in montagna vogliono erigere una città turrita, perché tanto si innalza l'onore di colei che affossa il loro valore e coltiva il proprio. Colei che è il fiore di tutte le migliori. Madonna Beatrice, e infatti ella è tanto superiore a loro che tutte muoveranno le insigne contro di lei. E guerra, fuoco, fumo e polvere. Tale sirventese, in riferimento a quanto detto una ventina di minuti fa, è quello che contiene più toponimi in assoluto nella produzione rambaldiana. Infatti viene dalla maggior parte della critica letto come una rappresentazione allegorica delle dispute comunali del tempo, composto all'inizio del 200 a pochi passi dalla Quarta Crociata. Ovvero l'evento culmine e verosimilmente ciò che porterà alla fine, alla morte di Rimbaud. Ecco, gli anni che precedono questo rovinoso conflitto non sono caratterizzati solo da questi componimenti appena visti. Rimbaud, come detto, è anche un combattente e condivide all'incirca la stessa età del marchese Bonifacio, con il quale combatte numerose altre battaglie. All'inizio degli anni 90 del XII secolo si conclude ad esempio la guerra in Sicilia. Bonifacio e Rimbaud sono presenti ed è proprio a seguito di questi eventi che il nostro trovatore diviene cavaliere. Anche per questo motivo vediamo nelle iconografie dei canzonieri Rimbaud seduto proprio a cavallo, elemento di assoluto prestigio. A questo periodo seguiranno le battaglie contro Asti, proprio quel momento che a giudizio della maggior parte degli studiosi corrisponde con la stesura del Carros letto poco fa. Ecco, a seguito di ciò, per quanto ci è possibile ricostruire, Rimbaud alla fine rientra Marsiglia. E in questo periodo, anche se non è chiaro se a Marsiglia o ancora nel Monferrato, compone una di quelle canzoni crociata meravigliose di cui possiamo anche godere della melodia. Sto parlando di Ara pod om conoiser e proar. Ara pod om conoiser e proar. Vabbè, è un po' troppo virtuoso per me. Comunque bellissimo, andatelo ad ascoltare, ci sono versioni un po'
tendenzialmente arabeggianti per dare quel tocco esotico. Il brano è un grande elogio al buon Bonifacio, come giusto che sia. Il marchese ad inizio 200 viene designato come leader della delegazione anche sopra importanti conti del nord francese. E Rimbaud è felicissimo di scriverci. Ora si può sapere con certezza che Dio dà una buona ricompensa per le buone azioni, perché egli ha dato una ricompensa, un dono al nobile marchese, facendogli superare i migliori in quanto a valore, così che i crociati in Francia e di Champagne lo hanno richiesto a Dio, in quanto migliore di tutti, per recuperare il Santo Sepolcro e la croce dove Gesù fu crocifisso. Perché egli vuole l'onorato marchese nella sua compagnia. E Dio gli ha dato forza, buoni vassalli, terre e ricchezza a un cuore forte, per meglio portare a compimento ciò che deve fare. Vi è un elemento che devo assolutamente menzionare, inserito nella tornada, ovvero l'ultima strofa di congedo. Leggo malamente in occitano e poi traduco. Bel cavaliere, per cui fa sons e mots. Bel cavaliere, per cui compongo melodie e versi. Non so se restare a causa vostra o a prendere la croce. Rimbaud specifica come Marc Abreu, Bernard Aventador e altri colleghi che il trovatore non è soltanto un letterato, un poeta, o meglio non è solo quello. Ogni riga che leggiamo, ogni strofa in cui analizziamo rime e strutture è a sua volta musicata, cantata. Bel cavaliere per cui compongo melodie e versi. Scindere questo ambito da qualsivoglia studio sui trovatori è veramente un errore. In questo caso la melodia sopravvissuta nel Chansonnier d'Urfée, il manoscritto siglato con la lettera R, è stata verosimilmente composta o in Italia o in Provenza, come detto poco fa. Per cui, a differenza di quella osservata all'inizio, per quanto tortuosa rimanga la sua storia, è meno complicato immaginare il come sia sopravvissuta e come sia stata conservata, essendo stata ascoltata direttamente da altri nelle stesse terre in cui verrà trascritta. Anche questa canzone di crociata presenta particolari melismi che denotano quantomeno un'abilità nel cantare di Rimbaud. Curiosità: la stessa melodia verrà ripresa dall'ultimo trovatore Giraud Ricoeur nel suo plan Ples de Tristor e Maritz et Doloiros. Vi lascio qua sotto degli ascolti più professionali. Comunque, a seguito di questa clamorosa nomina di Bonifacio a capo supremo della crociata, ci vorrà del tempo per i preparativi effettivi. Alcuni di voi ricorderanno i vari pasticci per pagare quelle galee veneziane. Vi rimando anche in questo caso a Barbero, c'è un podcast bellissimo sulla quarta crociata. Tutti i dettagli succosi e spassosissimi. Come detto, Rimbaud non partirà però da Venezia, ma da Marsiglia. Da qui in poi, come potete immaginare, non sarà facile ricostruire passo passo le sue azioni, se non allineandosi allo stesso Bonifacio e alle sue ultime composizioni, compresa la lettera. E qui torniamo da dove abbiamo cominciato. E concludiamo. Nel 1204 Costantinopoli cade in mano ai crociati. A seguito di ciò, il potere vacante del Basileus bizantino sembra passare in mano proprio al nostro Bonifacio. Tuttavia, a divenire imperatore sarà Baldovino, il conte delle Fiandre, oggi conosciuto appunto come Baldovino I di Costantinopoli. In questo contesto di spartizione di poteri, Rimbaud indirizzerà adesso un sirventese chiamato Conseil d'Or all'imperatore. Caro Baldovino, te voglio dire una cosetta. Fatto sta che non potremo mai sapere, direi, come il nostro Rimbaud perderà la vita. Nel 1207 muore in quelle terre Bonifacio ed è assai probabile che lo stesso Rimbaud seguirà così la sua sorte, in battaglia. Molto bene, questa era la storia di Rimbaud de Vaqueiras, un trovatore che fa ancora molto discutere per i suoi trascorsi geografici, politici, militari, da guerriero, ma anche per la sua genialità e inventiva nelle composizioni. Ci manca ancora un grosso dettaglio per la storia della musica che va assolutamente raccontato con maggior attenzione, ovvero la già citata Calenda Maya, a cui sarà rivolto il prossimo episodio. Insomma, spero vi abbia suscitato forti emozioni questa indagine. Di racconti, suoni e battaglie ne parleremo come sempre qui, nella perigliosa e gagliarda navigazione della storia della musica. Cioè, uno torna, no, dopo mesi in cui non fa un cavolo, e così, un video da 40 minuti, così, molto pop. Poverini, se siete arrivati fin qui, veramente, veramente di cuore. Ci vediamo presto, comunque ne ho adesso mi impegno a farne di più.